Davide, una vittoria in 4 set non è stato per nulla facile. In alcuni momenti la Callipo ha anche avuto qualche difficoltà, soprattutto il secondo set, probabilmente un calo di concentrazione, sei d'accordo? Concentrazione, loro sono alzati il loro livello, nel secondo set hanno cambiato formazione, anche il primo set hanno giocato con la formazione tipo con padri opposto, il secondo invece hanno cominciato con la formazione che inverte centrale schiacciatore, quella stessa formazione che aveva fatto male a Civitanova. Ci abbiamo messo un po' a prendere le contromisure perché era come se la partita era iniziata, diciamo, in questo secondo set. Il terzo è stata la quella bilancia, siamo stati avanti tutto il tempo, poi due imprecisioni nostre le hanno fatti passare avanti e poi con due buone difese e il buon servizio, il buon turno al servizio di Babar, cinese per chi non sapesse, siamo riusciti a chiudere quel set importantissimo, poi il 4 fortunatamente grazie anche al nostro gioco è stato in discesa. Beh, sicuramente non si può nascondere che la squadra sta accusando una certa stanchezza, che comunque nelle ultime prestazioni questo è un dato, insomma, che si è notato, oltre agli errori ad esempio del secondo set in battuta e comunque delle cose che probabilmente su cui bisogna lavorare. Come affronterete i 4 incontri che vi aspettano da qui fino alla fine della regular season? Di certo partendo dalle prestazioni di dicembre, contro Civitanova, Trento, Modena sicuramente abbiamo perso qualcosina, però diciamo se non fosse così giocheremmo per lo scudetto, quindi questi sono il nostro bagaglio tecnico, dobbiamo provare ad arrivare a riportarlo il più vicino possibile a quel tipo di livello, ma non è un calo, è il calo fisico, mentale, siamo qui da tanto, le partite si incatenano, siamo chiusi in casa, per tutti, quindi Milano. Quindi non è proprio un calo, non stiamo riuscendo a esprimere la nostra migliore pallavolo che abbiamo espresso, però dobbiamo accettarlo e fare fronte alle partite anche con questo. Ora le 4 partite che ci restano sono 4 finali, abbiamo Monza fuori casa, Trento in casa, Cisterna e Civitanova qui, sono 4 gare tostissime, proveremo a fare più punti possibili per cercare di tenere questo quarto o quinto posto. Bene, grazie mille.